Ale Carpi, Ale, si rinizia dalla Serie B, stiamo qui attendendo che la polizia ci dia il via per poter andare allo stadio. Intanto abbiamo fatto un po' di rifornimento, abbiamo mosso un po' la mascella. Ciccio, loro come la senti questo inizio di Serie B? Sono un pochettino pessimista, ci mancano troppi giocatori. Non lo so, speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo. Te, Otto? Fatti sotto, Otto, cosa vuoi dire? Perché non vorrei inquadrare i poliziotti, che loro sono in servizio. Loro... No, voglio solo dire che vediamo come partiamo. Adesso vedremo dopo 3-4 partite, il Carpi ci dirà se un'altra volta punteremo in alto. È che oggi però... purtroppo siamo proprio contati, perché la difesa è giusta quella lì. Visto la postazione? È già pronto, in linea. Speriamo di poter giocare con orgoglio e mettere tutto quello che abbiamo in campo per provare a portare via un risultato positivo. Va bene, speriamo bene. Noi intanto abbiamo già dato, siamo a terzo tempo, Danilo, quarto tempo. Io temo qualsiasi partita in qualsiasi campionato che abbiamo fatto, quindi non faccio testo. Ok. Ogni partita che affrontiamo per me... Diciamo che in amichevole avevamo giocato molto bene, avevamo ammazzato subito la partita, però le amichevoli sono quel che viene. Ok. Siamo tutti amici. Tutti amici. Qua ragazzi stiamo aspettando di andare allo stadio. Ale, Carpi, Ale. Dove è Paolo? Impegnandoci a non dimenticare. Ecco! Quello buono! Silenzio. Siamo tutti sorridenti dopo il finale di partita 2-0 per il Carpi. Ciccio, allora cominciamo te. Il primo tempo eravamo molto mogi, poi è cambiato tutto dall'entrata di Malik. Siamo tornati, quindi ha ragione Castori, 4-4-1-1, e subito siamo andati in gol con Bifulco. Grande Bifulco. E poi dopo anche un tiro da fuori area di Bianco. Distrutta, cioè anche loro hanno corso molto, il Vicenza ha corso molto per tutto il primo tempo, ho visto. Li abbiamo fatti sfogare, nel secondo tempo li abbiamo puniti. Distrutti. Te Gianisella, dici qualcosa anche tu. Abbiamo giocato così, però prendiamo il risultato. Beh, un ottimo risultato. Possiamo migliorare tanto. Sì, però diciamo che col modulo 4-4-1-1 allora ha ragione Castori. Sei sicuro? Sempre no. Beh, va bene. È solo da migliorare tutto, anche perché se Lasagna è in forma è scomodo, è entrato, si è visto. Pensavamo, per i miei gusti, ci fosse stato Di Gaudi e Lasagna, esatto. Questi sono veramente una squadra scarsa. Ricordatevi quello che vi dico, questi sono una squadra. Bravo! Gianfranco! Niente, contentissimi tutti del risultato, non tanto della prestazione.
perché la prestazione è stata un po'... Beh, il primo tempo, diciamo, il primo dai. Sottotono, con molta paura giocata e paura di aggredire l'avversario. Però alla fine, insomma, ci portiamo a casa questo risultato che a noi fa molto comodo. Un buon inizio, direi. E una buona iniezione di fiducia. Esatto. Va bene, mentre Ciccio tira giù lo striscione, concludiamo qui la nostra 29esima puntata di Ale Carpi Ale, la prima della Serie B. E salutiamo ragazzi i nostri amici e Paolo che non è potuto venire. Ale Carpi Ale!